prova Sa. Prova Sa. Oh ragazzi, Cari amici appassionati di sport, appassionati di basket, ma soprattutto tifosi della SLZ, ben ritrovati insieme per la prima partita casalinga di campionato della SLZ Solofra, che in questa stagione si vuole regalare il sogno della promozione, che non deve essere un sogno però, bensì un obiettivo, e allora è bene cominciare subito tra le mura amiche a costruire mattone dopo mattone questo sogno. I presupposti ci sono, c'è tanta grinta sulla panchina da parte dello staff tecnico, da parte di tutti i giocatori, da parte di tutta la dirigenza, insomma non vediamo l'ora di cominciare anche in casa questo campionato, anche in casa questa avventura 2024-2025 in divisione regionale 1. Quest'oggi gli avversari saranno i giocatori in casacca bianca del Basket Club Giugliano. I nostri si schierano in campo col numero 9 Nicolò Grieco, col numero 23 Cavalluzzo, col numero 90 Giuseppe Roberto De Cunzo, col numero 15 Lollo De Blasi e col numero 5 Michele Esposito. Dall'altra parte il numero 18 George Travis Oliver, il numero 17 Bartolo Caterino, sulla panchina Gianluca Marchetta, in campo anche il numero 9 Simone Montanino, il numero 11 Raffaele Bianco, per finire il numero 15 Alessandro Fasolino. Tutto pronto per cominciare. I direttori di gara di quest'oggi, che sono i signori Fabio Petrisco di Avellino e Alessio Carratù di Mercato San Severino. Allora si comincia con la palla 2, il primo possesso è per la SLZ, che va subito a segno con Nicolò Grieco. 2-0 il punteggio qui al centro polivalente in via Santa Lucia. Prova l'attacco subito la formazione ospite con il tiro dalla medio-lunga distanza che però non frutta nulla alla Basket Club Giugliano, chiedo scusa, alla SLZ dall'altra parte con Esposito, poi Grieco che prova ad andare alla conclusione, il rimbalzo arriva da parte di Caterino, allora prova a ripartire Basket Club Giugliano con il proprio numero 9 Montanino che va da Fasolino, poi sull'out di sinistra da Bianco, ancora a 0 il Basket Club Giugliano, dall'altra parte Nicolò Grieco con l'end one. Comincia alla grande la partita di uno dei pilastri della SLZ Basket Solofra, che ha vissuto praticamente quasi tutta la storia di questa società, il numero 9 della SLZ. A 0 il parziale che non si aggiorna a 5. Allora va numero 17 Caterino per Oliver, dall'altra parte Montanino, arriva il primo fallo anche da parte della SLZ. 8:40 da giocare in questo primo quarto. Rimessa per il Basket Club Giugliano che non riesce ad andare a segno, si resta sul 4-0, prova a ripartire velocemente Esposito, dall'altra parte De Blasi. De Blasi va a segno, Lollo De Blasi, la tripla per lui. 7-0 e ancora Basket Club Giugliano con Caterino, poi Fasolino prova ad andare da Oliver, nulla di fatto. Time out per le due squadre. Allora, qualcosa da sistemare in questo breve tempo per coach Marchetta. SLZ che invece è partita bene con un parziale di 7-0, differentemente da quella che era stata la partita contro la Vision, che invece aveva spaventato un po' i gialloblu nell'inizio del match. Time out finito, si torna in campo. Possesso SLZ, possesso per Michele Esposito che va da De Blasi, poi Grieco, Giuseppe Roberto De Cunzo. De Cunzo prova a girarsi, tenuto bene da Caterino e da Oliver, arriva il fallo in attacco a detta dei direttori di gara, se no semplice infrazione per la SLZ. Allora si rivà con la possibilità per il Basket Club Giugliano, ancora prova ad andare Oliver che poi si sposta da Montanino, nulla di fatto. Cavalluzzo va da Grieco, poi addirittura da 3 non riesce ad andare a segno Cavalluzzo. Si riparte ancora con il Basket Club Giugliano, che però a 7-17 al termine del primo quarto deve ancora trovare la prima segnatura. Prova ad andare da Bianco, poi all'esterno da Fasolino, in mezzo da Caterino che va a segno, il numero 17. SLZ ancora con il possesso per Cavalluzzo. Cavalluzzo che prova ad andare da De Cunzo, arriva subito di nuovo il più 7 per la SLZ, 9-2 il parziale quando mancano 6:35. Ancora Travis che riceve il pallone, 3 secondi fermo in area Travis, o quantomeno un componente della Basket Club Giugliano, infrazione. E allora possesso SLZ, si resta sul 9-2. Cavalluzzo va da De Blasi che prova la conclusione, tiraccio di De Blasi che si sta riscaldando in questo inizio di campionato, qualche piccola difficoltà anche nel match contro la Vision, ma deve ancora ovviamente mostrare tutto il suo valore che è immenso. Lollo De Blasi con il numero 15, l'altra parte ci ha provato a ricevere palla Caterino, nulla di fatto, si resta sul 9-2 quando mancano 5 minuti e 50 secondi al termine del primo quarto. De Blasi, Grieco, Esposito, Grieco, Grieco va da Cavalluzzo, poi fuori ancora da De Blasi che ci prova di nuovo da 3, Lollo De Blasi anche sfortunato, poi addirittura stava per fare il pasticcio il Basket Club Giugliano che poi prova a ripartire. Ancora la possibilità per Montanino, chiedo scusa, per Caterino, poi Oliver che tiene il possesso anche se perde per un attimo il possesso palla. Sarà rimessa ancora del Basket Club Giugliano, dopo andremo ad analizzare anche i dati di questo inizio campionato per i nostri avversari, anche quello che è successo per noi e per i nostri in generale, anche i nuovi arrivi dell'SLZ. Intanto Cavalluzzo dall'altra parte, end one anche per Cavalluzzo, arriva la SLZ per prima in doppia cifra, 11-2, possibilità di portarsi sul 12-2. Inizio di match esaltante per i gialloblu. Cavalluzzo adesso ha la possibilità di allungare in doppia cifra per la SLZ. Va a segno Cavalluzzo, 12-2, più 10 SLZ, 5 minuti al termine del primo quarto. SLZ che per ora ha in mano la partita, ma attenzione al Basket Club Giugliano che è una squadra interessante, che prova ad andare addirittura al tiro con Brillante, se ho visto bene, prova ad andare dall'altra parte. De Blasi, si accende anche Lollo De Blasi, 14-2 il parziale. Caterino, si fa vedere Bianco che riceve poi il pallone, prova ad andare fino in fondo, chiedo scusa, ovviamente non Bianco bensì Montanino dall'altra parte. Cavalluzzo che riesce a tenere in campo il pallone quasi per miracolo, poi Grieco che arrivando da dietro non riesce a trovare l'equilibrio giusto, non riesce ad andare a segno. Allora prova ancora Montanino, gira e rigira e poi trova numero 15 Fasolino. Cambi per il Basket Club Giugliano, possesso SLZ, escono Oliver e Montanino ed entrano cambi intanto anche per l'SLZ, però esce Michele Esposito ed entra Spagnuolo. De Blasi, Spagnuolo, eccolo il primo tocco di palla. Ancora la SLZ prova ad andare da De Cunzo, arriva il fallo del Basket Club Giugliano, il terzo fallo in questo inizio di match, in questo primo quarto per il Basket Club Giugliano a 3.38 dalla fine. Prova ancora l'SLZ, nulla di fatto, poi De Cunzo, tiro corto. Tanto il Basket Club Giugliano è entrato il numero 10 Vincenzo Romano e il numero 4, eccolo il capitano Brillante. Ancora Basket Club Giugliano che prova ad andare fino in fondo con Fasolino, nulla di fatto, va Spagnuolo, poi Cavalluzzo si gira, De Cunzo stoppato da Bartolo Caterino. Ed ecco che riparte Brillante, il giro palla con Brillante che va ancora contro Cavalluzzo, la sua agilità, poi prova ad andare da Caterino, nulla di fatto. 2.45 da giocare, SLZ in avanti con De Blasi che prova addirittura da 3, non riesce ad andare a segno, lotta rimbalzo Spagnuolo che commette fallo, è il primo fallo del primo quarto per la SLZ, quindi ovviamente anche della partita. Arriva a 2.38 al termine del primo quarto, quindi una buona situazione. Entra Perfigli al posto di Grieco, possesso Basket Club Giugliano. Ancora possibilità per Basket Club Giugliano che prova ad attaccare con Fasolino, nulla di fatto, lo rimbalzo SLZ con Cavalluzzo che prova ad andare, poi va da Spagnuolo che ci prova da 3, nulla di fatto, lotta però ancora Cavalluzzo che la tiene in campo, Perfigli, prova ad andare De Blasi che bisticcia ancora col canestro, allora difficoltà per De Blasi in questo avvio non molto fortunato allo scoring. Prova ad andare ancora il Basket Club Giugliano che ci prova da lontanissimo con il numero 11 Bianco, che riesce a mettere a segno la prima tripla della serata per il Basket Club Giugliano. Dall'altra parte Perfigli riporta subito sul più 11 la SLZ, allora buono l'ingresso anche di Perfigli, Caterino poi prova ad andare da Romano, palla ancora del Basket Club Giugliano. Rimessa ancora per gli ospiti, quest'oggi in casacca bianca. E prova ancora allora Giugliano con Brillante, il capitano che prova ad andare, poi va da Bartolo Caterino che non riesce ad andare a segno, mancano 55 secondi al termine del primo quarto. Cavalluzzo, Perfigli prova ad attivarsi, poi Cavalluzzo che non riesce ad andare a segno, rimbalzo di Bartolo Caterino, possesso SLZ. 16-5 che resta per ora ancora tale. fino in fondo il numero 10 Codeluppi, un altro nuovo innesto della SLZ di questa stagione, tanti giovani, giovanissime prospettive di alto livello per la SLZ. Abbiamo già visto in campo Spagnuolo, Codeluppi e Perfigli. Si prova a girarsi Bartolo Caterino, nulla di fatto. Allora eccolo il possesso palla di Codeluppi che ci prova da lontano, tiraccio questo per Codeluppi. Mancano 4 secondi al termine del primo quarto, ultimo possesso per il Basket Club Giugliano. 18-5 il parziale, ci prova Brillante ad andare in velocità, nulla di fatto. Finisce così il primo quarto e comincia bene la partita della SLZ. La possibilità subito di scappar via se l'è fatto ripetere 2 volte la squadra di casa. Ricordiamo che i nostri avversari quest'oggi arrivano qui dopo la vittoria in casa contro gli Ottaviano Vesuvians 64-50 nella scorsa partita. La SLZ, che invece ricorderete abbiamo seguito in diretta sempre sui nostri canali social, la vittoria all'esordio in casa della Vision Sports Avellino per 74-62. Dunque un scarto di 14 per Giugliano, uno scarto di 12 per l'SLZ nella prima partita, entrambe vincenti. L'anno scorso Basket Club Giugliano, che non ha vissuto un campionato semplicissimo, 5 vittorie e 19 sconfitte, 12° posto su 13 nel girone C. Hanno poi perso i playout, il primo turno 2-0 contro Maddaloni e poi 2-0 sempre contro l'Audax Gaudianum, quindi avrebbero dovuto disputare la divisione regionale 2 in questa stagione, ma hanno trovato il beneficio del ripescaggio e così nuova stagione in divisione regionale 1. Pronti a ripartire con il Basket Club Giugliano con Brillante. Caterino prova a girarsi da Romano, il Basket Club Giugliano, l'ottimo recupero di Perfigli, prova ad andare poi addirittura con Nolucca da Spagnuolo che va a segno per il 20-5, arriva a 20 l'SLZ in questo secondo quarto. Subito in questo avvio palla contesa, freccia che premia l'SLZ, anche la fortuna in questo momento per la SLZ, certo a dire la verità forse superflua, perché lo scarto già di 15, è vero che la partita è ancora infinita, quindi attenzione a tutti i capovolgimenti di fronte. Però intanto sono entrati anche D'Urso e De Angelis. De Angelis, un altro nuovo arrivo della SLZ, nulla di fatto in questo attacco però dei gialloblu, si resta sul 20-5. Il possesso Basket Club Giugliano con la possibilità per il numero 11 Bianco che prova a girarsi da Caterino, poi non trova neanche il ferro dall'altra parte da De Angelis. Rapidamente De Angelis non riesce ad andare a segno girandosi, e poi l'end-one di Donato D'Urso, 22-5. Fallo e canestro per Donato D'Urso. Cambi per il Basket Club Giugliano, esce Romano ed esce anche Caterino. Entra il numero 16 Domenico Cicala e l'altro non riesco a leggerlo perché i numeri sono solo dietro e allora il giocatore è girato. D'Urso intanto non riesce però ad andare a segno con il tiro aggiuntivo, 22-5 che resta tale. Eccolo l'altro nuovo ingresso del Basket Club Giugliano che prova ad avanzare ancora con Brillante, e 8 l'altro nuovo ingresso, Gabriele Scano. Cicala prova a girarsi, poi ancora la transizione da parte di Fasolino, nulla di fatto ancora per la Basket Club Giugliano, poi però arriva il rimbalzo, il fallo e il canestro, tutto in pochi istanti. Il cronometro che però continua a scorrere nonostante il tempo sia fermo. 22-7 il parziale, sembrava tutto finito per il Basket Club Giugliano, invece è arrivato il fallo e canestro. Qua Cicala con un tiro sbilenco, allora il rimbalzo di De Angelis, poi Spagnuolo, linea direi extraverde in questo momento in campo per la SLZ, davvero un'età media bassissima in questo momento, con Spagnuolo che prova ad andare a segno con la tripla, 25-7, 7:45 da giocare in questo secondo quarto. Brillante prova ad andare, ancora Bianco, nulla di fatto, allora veloce Codeluppi dall'altra parte con Spagnuolo, Spagnuolo che non riesce ad andare a segno col tiro dalla medio-lunga distanza. De Angelis che subisce il fallo, il secondo fallo del Basket Club Giugliano in questo secondo quarto, ne ha commesso uno l'SLZ. Dobbiamo segnalare anche un grande ritorno in panchina per la SLZ, quello di Pierluigi Mollica come assistente di coach Alfonso Senatore. Codeluppi, D'Urso che prova ad andare contro Cicala, D'Urso si esalta, D'Urso 27-7, il più 20 della SLZ, non riesce a tenerlo Cicala. Ottimo Perfigli che prova ad andare da solo, Perfigli 29-7 il parziale, 22 punti di scarto quando mancano 6 minuti e 48 secondi al termine del secondo quarto. Prova ad andare Scano verso Fasolino, nulla di fatto, ultimo tocco Basket Club Giugliano, possesso SLZ. Allora time out per le due squadre, è chiaro che serve più al Basket Club Giugliano. Buona affluenza anche quest'oggi al centro polivalente in via Santa Lucia. Ultimo match giocato da parte della SLZ contro la Vision, erano andate a segno nell'esordio con 21 punti Michele Esposito, con 14 punti Giuseppe Roberto De Cunzo, con 12 punti Vincenzo Cavalluzzo, con 7 punti Nicolò Grieco e con 2 sia Lorenzo De Blasi sia Giovanni Esposito, il capitano che ancora deve trovare l'ingresso in campo in questa serata, che si è messa comunque, ripeto, molto bene per la SLZ, più 22 al momento, 6:40 al termine del secondo quarto. Dalla rimessa De Angelis, uno dei nuovi arrivi della SLZ, nella scorsa stagione ha disputato l'Under 17 Eccellenza con l'Avellino Basket Academy, 119 punti per lui, 11,9 di media. Non è l'unico campionato che ha disputato, ma quello più significativo a livello statistico. Prova ad andare Codeluppi tutto solo, tiri dalla lunetta per Luca Codeluppi. Segno con il secondo Codeluppi, 30-7 il parziale. Scano, Brillante, ancora il Basket Club Giugliano che trova un altro fallo e canestro per provare a riaccendersi. 30-9 il parziale, 6-16 da giocare in questo secondo quarto. Adesso due falli ciascuno commessi per le squadre. Andrà dalla lunetta ancora il gigante Domenico Cicala. Per lui nel primo match 7 punti per il 48enne del Basket Club Giugliano. Di fatto col tiro dalla lunetta, allora Perfigli prova ad avanzare con Codeluppi tutto solo, fermato alla difesa del Basket Club Giugliano. Ultimo tocco Basket Club Giugliano, ancora rimessa per la SLZ. Prova da lontanissimo Spagnuolo, sbagliato il tentativo, però ancora possesso SLZ. Codeluppi, ancora Codeluppi, arresto e tiro vincente, rapido ed efficace Luca Codeluppi. Allora ancora Basket Club Giugliano dall'altra parte, 5.34 da giocare in questo secondo quarto. Ci prova ancora Cicala a girarsi, poi va fuori la palla che arriva in qualche modo al numero 9 Montanino, nulla di fatto, ma ancora possesso Basket Club Giugliano. Ancora possibilità con Scano che prova ad attaccare il canestro, nulla di fatto il rimbalzo di De Angelis, velocemente da Codeluppi che prova ad andare ancora da solo, pensa ancora al tiro, lo effettua, non va a segno, lotta al rimbalzo, palla contesa per le due squadre, Freccia che questa volta premia il Basket Club Giugliano. 5-07 al termine del secondo quarto, 32-09 il parziale. Scano, Brillante, poi Cicala, ancora Scano, prova ad attaccare il canestro, Scano va a segno, trova la doppia cifra Basket Club Giugliano, 32-11. Non deve mollare mai la presa l'SLZ, il basket è uno sport non del diavolo come il tennis ma molto simile. Allora Esposito ci prova da lontanissimo, nulla di fatto, ancora Basket Club Giugliano con la possibilità, l'intercetto da parte di Esposito, palla però ancora del Basket Club Giugliano. Prova ad attaccare il canestro Fasolino, per lui 8 punti nel primo match vinto dal Basket Club Giugliano. Tiri dalla lunetta, 3 falli commessi da parte dell'SLZ, 2 da parte del Basket Club Giugliano. 4-11 al termine del secondo quarto. Non a segno con il primo assegno, con il secondo meno 20 ritrovato per il Basket Club Giugliano. Cambi SLZ, escono Codeluppi e D'Urso ed entrano, rientrano Cavalluzzo e De Cunzo. Cavalluzzo, De Cunzo, provato a girare su Esposito, palla persa SLZ, una delle prime di cui ho memoria in questo match. Ora possesso per il Basket Club Giugliano. Rimessa per Simone Montanino, per lui 5 punti nel primo match stagionale. Ottima difesa dell'SLZ, prova a ripartire in velocità Cavalluzzo, poi Esposito e poi De Cunzo. Ma che azione per la SLZ, uno spettacolo per gli occhi, applausi scroscianti da parte del centro polivalente in via Santa Lucia. Un'azione davvero in contropiede perfetta, anche stupenda nella conclusione di De Cunzo con la schiacciata. Prova ad andare anche Cicala verso il canestro. Allora 34-14 il parziale, possibilità di nuovo per l'SLZ con Giovanni Esposito, il capitano, che gira palla e la riceve ancora. Esposito pensa per un attimo al tiro, poi va dall'altro Michele Esposito. Cavalluzzo nulla di fatto, buono comunque il giro palla dell'SLZ, che davvero nel match tiene a 20 punti per ora il Basket Club Giugliano, che prova ancora ad attaccare. Montanino, Esposito, dopo la buona conclusione del Basket Club Giugliano. Cavalluzzo, De Angelis, Esposito, Michele Esposito da 2, a segno Michele Esposito, più 19, 2-12 al termine del secondo quarto. Giro palla ancora con Scano, che prova a costruire andando dal numero 15 Fasolino. Fasolino che va nell'1 contro 1 contro Esposito. Fasolino al scadere dei 24, nulla di fatto, allora la recupera il 23 Cavalluzzo. Esposito, Esposito, Giovanni Esposito, De Angelis, De Cunzo al rimbalzo, ancora a lottare per trovare i 2 punti. Giovanni Esposito ci deve provare da 3, Giovanni Esposito, tiro corto e poi Cicala al rimbalzo per mettere fine a questa azione prolungata dell'SLZ. 1:27 da giocare per questo secondo quarto, per questo primo tempo per il Basket Club Giugliano, che attacca ancora con Scano, prova ad andare da Montanino che non riesce a tenere palla. Esposito in velocità dall'altra parte. 38-17, di nuovo più 21 per la SLZ. Montanino, Cicala, Brillante, giro palla ancora per Scano, entra Guarino, un altro extra giovane dell'SLZ, un altro nuovo arrivo, ma un solo frano doc. Gaetano. 59 secondi al termine del secondo quarto. Senatore con le tips utili per De Angelis in panchina, il senatore che abbiamo già sentito anche nel termine della prima partita. Prova ad andare Brillante, si lamenta di qualcosa il capitano del Basket Club Giugliano. A me è sembrato tutto regolare. Messa per il Basket Club Giugliano, ancora un tocco dell'SLZ. Ancora il numero 11 Bianco, che si è vista intermittenza per il Basket Club Giugliano, ha provato a fare qualcosa adesso, nulla di fatto. Allora ancora Guarino, Esposito prova ad andare da Cavalluzzo che ci prova da tre, non va a segno. Parziale ancora sul 38-17 a 20 secondi al termine del primo tempo. È entrato in campo anche Travis. Montanino si fa vedere, Bianco fuori da Brillante. Brillante che prova ad andare da Travis Oliver che va a segno. Poi ci ha provato da lontanissimo anche Michele Esposito. Si conclude sul più 19 il primo tempo della SLZ. State connessi per il secondo tempo. Ben ritrovati tifosi dell'SLZ, appassionati di sport, appassionati di basket per questo primo turno casalingo della divisione regionale 1 2024-2025 con il centro polivalente in via Santa Lucia che ha completato nel suo gremirsi in questa partita che davvero ci sta dando buone speranze per questo cammino della SLZ Basket Solofra che al momento si trova sul 38-19 sul Basket Club Giugliano in questo esordio casalingo. SLZ che rientra in campo con il quintetto schierato da senatore composto da Lollo De Blasi, Nicolò Grieco, Vincenzo Cavalluzzo, Michele Esposito e immagino a completare Giuseppe Roberto De Cunzo, così è. Dall'altra parte per coach Marchetta, Gianluca Marchetta, in campo George Travis Oliver, poi il numero 9 Simone Montanino, il numero 4 il capitano Fabio Brillante, il numero 15 Alessandro Fasolino, il numero 17 Bartolo Caterino, i direttori di gara per questo secondo turno di divisione regionale 1 girone A sono i signori Fabio Petrisco di Avellino e Alessio Carratù di Mercato San Severino. Ricomincia la SLZ che sicuramente vuole ricominciare così come aveva terminato il primo tempo. Non è così, palla persa. Allora, primo possesso per il Basket Club Giugliano con il giro palla prolungato, prova a girarsi dal capitano Brillante, poi Fasolino che prova ad avanzare, nulla di fatto, il rimbalzo è di Esposito, Cavalluzzo con Nolucco, l'ha fatto di nuovo Giuseppe Roberto De Cunzo, l'ha schiacciata sul Nolucco di Vincenzo Cavalluzzo. 40-19, 40-19, dolcissimo per la SLZ, un'azione davvero immagine del potenziale dell'SLZ anche in contropiede, una squadra che sta anche difendendo molto bene in questo match. Ricordiamo, come detto nel corso del primo tempo, nel corso dei primi due quarti, che comunque il Basket Club Giugliano veniva dalla vittoria per 64-50 contro gli Ottaviano Vesuvians. Prossimo match del Basket Club Giugliano che sarà contro Secondigliano il 20 ottobre alle 21. Intanto attenzione a questo tentativo da parte del numero 9 Montanino. 40-21, si aggiorna il parziale in questo secondo quarto. Grieco, Cavalluzzo, Cavalluzzo da lontanissimo, non riesce ad andare a segno. Brillante, George Oliver Travis, il giro palla da Bianco, va a segno, no chiedo scusa, da Montanino. 40-23 dovrebbe essere, il tabellone non aggiornato, eccolo adesso sì. Allora time out per la SLZ, il primo di questo match. Qualcuno dagli spalti reclama uno dei protagonisti del primo tempo, Donato D'Urso, protagonista di un end one e di altre tante cose buone nel corso di un primo tempo che ha visto anche in campo per degli istanti una squadra dall'età media bassissima. I nuovi arrivati dell'SLZ in questa stagione sono Lorenzo Alfonso De Angelis, lui under 17 la scorsa stagione con il numero 3, Gaetano Guarino Solofrano Doc, classe 2006 con il numero 73, poi ancora è tornato a casa Michele Esposito, per lui il numero 5 quest'anno dal Basket Bellizzi, nella scorsa stagione 444 punti, addirittura 15,9 di media, davvero clamorosa la scorsa stagione di Esposito che è tornato a casa. E poi ancora innesti Vincenzo Spagnuolo con il numero 7, lui classe 2006, anche lui dall'Avellino Basket Academy. Dopo ci concentreremo anche su lui e sugli altri. Attenzione però, Esposito, Michele Esposito da 2, 42-24, punteggio palindromo al centro polivalente via Santa Lucia, con il Basket Club Giugliano che però non molla. Ancora Oliver che prova a lottare, poi Cavalluzzo, Cavalluzzo che prova ad andare da solo sull'out di destra, aspetta i compagni, palla per un attimo persa, arriva Brillante che più che a pallacanestro gioca al tiro del giavellotto, palla in out, rimessa ancora per l'SLZ, più che del giavellotto del peso direi, chiedo scusa. Continuiamo però a vedere l'azione della SLZ che ritrova il possesso con Esposito, poi Cavalluzzo sull'out di destra da Lollo De Blasi, Esposito che prova ad andare da medio-lunga distanza, non trova la fortuna, trova però il rimbalzo offensivo di Giuseppe Roberto De Cunzo, Grieco da dietro attacca il canestro, arriva il possesso della SLZ, ultimo tocco da parte di Oliver. Esposito ancora, De Blasi, De Cunzo subisce il fallo, due tiri dalla lunetta, il primo fallo di questo terzo quarto lo commette il Basket Club Giugliano su De Cunzo, già protagonista di questo match, oltre che con due schiacciate anche di tante giocate preziosissime per la SLZ in attacco e in difesa. Adesso avrà la possibilità di portare di nuovo la SLZ sul +20. A segno Giuseppe Roberto De Cunzo con il primo. Diamo il secondo, a segno Giuseppe Roberto De Cunzo. Allora nuovo +20 per la SLZ, che adesso però deve difendere su Montanino. Prova ad attaccare per i suoi. Arriva il possesso dell'SLZ. No, chiedo scusa, ancora possesso Basket Club Giugliano. Palla. Sì, infatti non capivo perché l'arbitro aveva segnalato il possesso dell'SLZ e poi praticamente se ne è attribuito Montanino. Anche proteste da parte della panchina del Basket Club Giugliano, forse ha sbagliato il gesto ed è così il direttore di gara, perché la rimessa era del Basket Club Giugliano, lui ha fatto il gesto del possesso per l'SLZ e invece solo errore da parte del direttore nella gestualità. Allora ancora possesso per il Basket Club Giugliano, che prova a girare ancora verso il proprio numero 15 Fasolino, nulla di fatto, possesso SLZ, ancora l'intercetto da parte di Fasolino, poi riparte il Basket Club Giugliano ancora con Montanino, nulla di fatto, poi arriva un altro dei giganti del Giugliano, Caterino Bartolo. Cavalluzzo, Esposito, poi De Cunzo, ancora end one per De Cunzo, 46-26, ancora +20 e possibilità di andare sul +21. Ancora cambi, esce Fasolino, rientra Vincenzo Romano. Lui 42 punti nella scorsa stagione con il Basket Club Giugliano, nella prima partita invece 4 i punti per il ventenne. A segno De Cunzo, 47-26. Ci prova da lontanissimo Montanino, la prodezza del numero 9 del Basket Club Giugliano, De Grieco, con il canestro, il tiro improvviso e il canestro. Ancora 49-29, questo +20 che per ora resta tale. 50-55 al termine del terzo quarto. Ci prova Brillante, che non è riuscito ad andare a segno. De Blasi a rimbalzo, poi Cavalluzzo che lotta, passaggio un po' avventato quello di De Blasi. Allora ancora Montanino, Romano, Brillante, prova ad andare verso Caterino, nulla di fatto. Ricordiamo il conteggio dei falli, 2 commessi da parte del Basket Club Giugliano in questo terzo quarto, 0 da parte dell'SLZ. Ancora i cambi per l'SLZ, rientra Spagnuolo ed esce Lollo De Blasi. Romano verso Oliver, si lotta a centrocampo, possesso recuperato dalla SLZ. 5-25 al termine del secondo quarto. Esposito pronto a rimettere in gioco i suoi. Michele Esposito, Cavalluzzo, De Cunzo, Spagnuolo, non va a segno, il rimbalzo è di Domenico Cicala, il 48enne del Basket Club Giugliano. Brillante prova ad andare contro De Cunzo, poi aspetta Cicala, recupero da parte di Cavalluzzo che in qualche modo corre ancora una volta verso il canestro avversario. Spagnuolo che tiene lì il pallone, aspetta Michele Esposito, va da Nicolò Grieco, giro palla ancora Cavalluzzo che non era posizionato per tirare da tre, allora preferisce ancora girar palla Michele Esposito, Nicolò Grieco da tre, Nicolò Grieco, 52-29 più 23 SLZ, 4:33 da giocare in questo terzo quarto. Arriva allora il primo fallo di questo terzo quarto da parte dell'SLZ. 52-29 il parziale. Vi dicevo ancora dei nuovi arrivi, ci eravamo fermati a Vincenzo Spagnuolo, anche lui Avellino Basket Academy, lui classe 2006 in divisione regionale 1, 200 punti per lui nella divisione regionale 1 dello scorso anno, 8,7 di media, un ragazzo così giovane è davvero qualcosa di importante. E poi per lui nell'esordio nella scorsa partita anche 6 punti. E poi, tra l'altro non menzionati prima, chiedo scusa, quando abbiamo letto i punti dell'esordio della SLZ. E poi ancora altri due giovanissimi arrivi, il classe 2004 Riccardo Aldo Perfigli, che l'anno scorso ha giocato in Serie C, 194 punti per lui nella scorsa stagione, 6,3 di media. E poi Luca Codeluppi, classe 2005 dalla Fortitudo Academy, quindi una scuola cestistica di altissimo livello, ha giocato nella scorsa stagione nell'Under 19, nella scorsa stagione 83 punti, 4,4 di media, mentre nell'esordio con la SLZ 10 punti per lui nel match contro la Vision. Davvero un buon esordio e anche una buona partita quest'oggi. Vincenzo Romano prova ad andare, nulla di fatto, allora Cavalluzzo in velocità da Grieco, nulla di fatto, il rimbalzo di Travis. Montanino da tre, segno ancora Montanino, si lascia sempre un po' troppo spazio forse al numero 9 del Basket Club Giugliano. Mancano 3,47 al termine del terzo quarto, l'SLZ è in vantaggio di 20 punti. Nulla di fatto però in questo possesso, allora attenzione a Montanino ancora, pronto a rientrare Codeluppi, ha pestato la riga laterale Montanino che reclama un fallo, non arriva, rientra Codeluppi, esce Cavalluzzo, Esposito pronto alla rimessa. 52-32 il parziale. Esposito da Grieco che prova ad attaccare il canestro, Grieco con la sua agilità, poi il rimbalzo di Giuseppe Roberto De Cunzo, Esposito ancora, Spagnuolo, Esposito, Grieco, Esposito, Spagnuolo, tiro leggermente impreciso, allora ancora Esposito, Esposito da tre, Brillante prova ancora Romano che va a segno, allora si riporta sul meno 18 il Basket Club Giugliano, rompe un po' questa barriera del meno 20. Spagnuolo, Grieco, Esposito, Codeluppi avanza verso il canestro, reclamato il fallo da parte della panchina e non solo, anche da parte del pubblico che però non arriva. Comunque grande azione individuale da parte di Codeluppi, Oliver Travis, poi prova ad andare Montanino, nulla di fatto, possesso recuperato dall'SLZ, prova a ripartire in velocità Esposito che subisce il fallo. forse ci sarebbero stati gli estremi anche per il fallo antisportivo. Arrivano i cambi per il Basket Club Giugliano, rientra Scano, esce Brillante, esce anche Cicala e rientra Fasolino. Per l'SLZ esce Nicolò Grieco, rientra Riccardo Aldo Perfigli. Siamo a 1,54 al termine del terzo quarto. Codeluppi prova ad andare verso il canestro da 3, nulla di fatto, si resta sul 52-34, 1,42 al termine del terzo quarto. Attacca il Basket Club Giugliano con Romano che prova ad andare nell'1 contro 1 contro Spagnuolo, poi Scano che prova a liberarsi di Codeluppi che però è difficile. Attenzione ancora alla tripla di Fasolino che riesce ad andare a segno. Attenzione, si riporta sotto sul meno 15 il Basket Club Giugliano, partita che è ancora lunghissima. Spagnuolo, Codeluppi, Perfigli, Esposito, giro palla verso Spagnuolo, sfortunato Travis Oliver che se la va a prendere. E allora ancora 1,01 da giocare in questo terzo quarto. Entrati nell'ultimo minuto di questa mini frazione di gioco, prova ad andare ancora Fasolino, si fa vedere Romano che riceve palla, la tiene in campo, poi palla totalmente persa, Esposito, Spagnuolo. Brutta palla persa da parte del Basket Club Giugliano, punisce l'SLZ. 36 secondi da giocare. Rimessa per Romano, Travis Perfigli prova ad andare verso Esposito, va a segno. 56-37. Montanino, dalla lunetta il numero 9 Montanino che non riesce ad andare a segno con la prima conclusione, si resta sul 56-37 quando manca praticamente un secondo e mezzo al termine del terzo quarto. A segno con il secondo, allora meno 18 ancora per il Basket Club Giugliano, tiro impossibile. Allora finisce sul 56-38 questo terzo quarto della SLZ. Siamo per entrare nel quarto ed ultimo quarto, l'SLZ avanti di 18 punti. Allora, nella scorsa stagione invece abbiamo letto dei nuovi arrivati, dobbiamo leggere anche coloro che hanno disputato la scorsa stagione con l'SLZ. Il miglior marcatore della scorsa stagione è stato Nicolò Grieco con 387 punti, 13,8 di media. Seguono i 302 punti di Giuseppe Roberto De Cunzo, 10,8 di media, 299 per Lorenzo De Blasi, 11,1 di media che in questa stagione ancora deve accendersi, 249 per Vincenzo Cavalluzzo, 14,6 di media, una media altissima, la media più alta della squadra per Cavalluzzo da quando è arrivato a stagione in corso nella SLZ. Poi 101 punti di Benjamin Vietri, 4.6 di media, al momento indisponibile purtroppo Vietri, gli 80 punti di Donato D'Urso, 2.9 di media nella scorsa stagione, 52 per Andrea De Luca e da dire anche i 3 di Francesco Donofrio, quest'oggi non presente sulla panchina dell'SLZ. Questo è un po' lo scoring di coloro che sono rimasti nel progetto SLZ e che hanno già mostrato la loro pasta nella scorsa stagione. Tempo finito, si ritorna in campo. Ancora con la rimessa per la SLZ affidata a Perfigli, alla palla che arriva a Perfigli, chiedo scusa, poi Codeluppi prova ad andare fino in fondo, Perfigli, più 20 ancora dell'SLZ, 58 a 38, gran bella giocata del numero 14 dell'SLZ. Stesso palla e giro palla difficoltoso per il Basket Club Giugliano grazie alla grande difesa dell'SLZ. Montanino in qualche modo ne esce fuori, non riesce ad andare a segno ma subisce il primo fallo del quarto quarto. Montanino dalla lunetta sbaglia il primo. Allora riparte l'SLZ con Lollo De Blasi Michele Esposito. Perfigli, prova ad andare Perfigli, allora sta mostrando tutto il suo talento Perfigli, quello che si attendeva nel questo suo inizio, il prestito dall'Avellino Basket. Intanto dall'altra parte il Basket Club Giugliano con Cicala che va a segno, 60 a 41, più 19 Lollo De Blasi, poi Esposito, De Blasi, De Cunzo che lotta, tiene il pallone Spagnuolo, Perfigli prova ancora ad attaccare il canestro, Perfigli non riesce ad andare a segno, ancora in rimbalzo Giuseppe Roberto De Cunzo, nulla di fatto, palla ancora dell'SLZ, Lollo De Blasi, Perfigli, nulla di fatto. Parte veloce con Scano il Basket Club Giugliano, Montanino prova a girarsi, tiene palla, il blocco di Cicala efficace ma poi torna sotto Esposito, Cicala prova a girarsi Bianco che riesce nell'intento ma non a segnare, poi arriva il rimbalzo offensivo e il canestro di Montanino. Allora meno 17 Basket Club Giugliano. Esposito, De Blasi, Spagnuolo, Perfigli, De Cunzo prova ad andare, poi De Blasi che non riesce a tenere questo pallone, gli è arrivato mentre si muoveva verso l'esterno della zona da 3 punti. Allora ancora Scano che prova ad andare contro Esposito, Cicala da lontano, nulla di fatto, rimbalzo di Perfigli. Esposito, De Cunzo, De Cunzo! Nulla di fatto, ancora possesso per il Basket Club Giugliano, 7-0-5. Chiaro che adesso le due squadre sono un po' più allungate, un po' più stanche, consapevoli anche del punteggio che insomma la partita non è chiusa assolutamente, però la SLZ non è che commetta tanti falli perché insomma per ora non ce n'è bisogno. Poi il Basket Club Giugliano che invece deve muoversi nell'andare ad attaccare, il canestro è arrivato per il Basket Club Giugliano, è arrivato anche il time out per le due squadre, chiamato dalle SLZ, provare a rimettere ordine con il Basket Club Giugliano che è tornato sul meno 15, 6,45 da giocare in questo quarto ed ultimo quarto, si spera, per la SLZ. 6,45 da giocare, un fallo commesso da parte dei padroni di casa, 0 da parte del Basket Club Giugliano. (60-45) Finito il tempo per le due squadre. Lollo De Blasi che va a incaricarsi di questa rimessa. Si riparte con Esposito, Perfigli, Esposito, De Cunzo, di fatto in questo attacco. 6,25 da giocare, Cicala, Montanino, ancora la possibilità per Cicala che prova ad andare da Montanino che va a segno. Meno 13, attenzione del Basket Club Giugliano, SLZ che deve rispondere andando a segnare. Spagnuolo, De Blasi, Perfigli, De Blasi ci prova da 3, non va a segno De Blasi. Cambi per la SLZ, provate ad entrare Cavalluzzo e Grieco, è entrato intanto in campo Bianco per il Basket Club Giugliano, no, chiedo scusa, nessuno per il Basket Club Giugliano. Uscito Spagnuolo, l'SLZ e anche Codeluppi. Attenzione a Bianco che prova ad andare nell'1 contro 1 contro Giuseppe Roberto De Cunzo. 5,37 da giocare, 13 SLZ. Ancora Montanino prova a gestire questo pallone. Messa per De Blasi, possesso perso per De Cunzo. Grieco, Esposito, prova ad andare verso il canestro, nulla di fatto. Grieco, De Blasi, ancora possesso per l'SLZ, De Cunzo, ancora De Blasi, pensa per un attimo al tiro, poi attacca il canestro, Lollo De Blasi in allontanamento, sfortunato De Blasi. Avrà comunque a disposizione due tiri dalla lunetta, 5,05 da giocare. De Blasi con il primo possesso andato a segno, primo tiro che ovviamente, chiedo scusa, andato a segno Lollo De Blasi. Ancora palla persa per il Basket Club Giugliano dopo il 2-2 di Lollo De Blasi dalla lunetta. Un po' di confusione adesso per il Basket Club Giugliano che ha bisogno di un time out. 62-47, si è fatta pericolosa sul -13 Basket Club Giugliano, adesso di nuovo -15, 4,59 da giocare, due falli commessi appunto dal Basket Club Giugliano, uno da parte dell'SLZ. SLZ che ricorderete 2 anni fa vicinissima al sogno di promozione, giocammo un grande girone regolare, primo posto, poi primo posto anche nel girone oro come prevedeva all'epoca la formula, poi solo vittorie nei playoff tranne nella serie finale, i playoff che giocammo e vincemmo per 2-0 contro la Genese Tensi Caserta, per 2-0 contro la Reggiana Arzanese, poi una bellissima serie contro la Pallacanestro Antoniana che portammo a gara 5, l'ultima possibile qui a Solofra, poi la Pallacanestro Antoniana che vinse per 73-52. Mentre l'anno scorso terzo posto su 13 squadre nel girone A con 19 vittorie e 5 sconfitte per la SLZ. Ai playoff vincemmo ai quarti contro Battipaglia per 67-52, per 67-61 ricorderete, e poi ci arrendemmo in semifinale contro Casal di Principe in 2 gare. Tanto però si proverà ad inseguire di nuovo il sogno promozione in questa stagione appena cominciata. Nicolò Grieco ci ha provato da 3, nulla di fatto. Possesso perso ancora per il Basket Club Giugliano, nulla di fatto, un po' davvero di confusione proprio forse nel momento in cui poteva cercare l'ultima speranza la squadra ospite, un po' di confusione in fase, in primissima fase di costruzione. Allora l'SLZ che potrà ancora usufruire di un possesso gratis con Cavalluzzo, poi De Blasi va a segno Lollo De Blasi, 64-47, più 17. Brillante. Ecco il capitano. Ancora Brillante. Arriva il fallo da parte di Esposito. Il secondo fallo della SLZ, così come è a 2 il Basket Club Giugliano in questo quarto quarto, 3,58 da giocare. Brillante prova ad andare da il numero 15 Fasolino, poi Esposito scaltro andare a recuperare e andare a segnare la SLZ, 66-47, di nuovo più 19 per i giallo-blu. Adesso devono subire però i 2 punti da parte di Cicala, 48enne del Basket Club Giugliano. Esposito, Luzzo che lotta, riesce a tenerla in qualche modo, poi Grieco, poi De Blasi. Cavalluzzo pensa per un attimo al tiro, subisce il fallo da parte di Brillante. Allora, terzo fallo del Basket Club Giugliano a 3-11 dalla fine. De Blasi dalla rimessa, Esposito, De Blasi, De Cunzo, tempo esaurito per la SLZ. 66-49, 3:03 da giocare. Ancora possibilità per Brillante, poi il recupero di De Blasi che arriva in due tempi. Allora ancora Nicolò Grieco in velocità per la SLZ che si riporta sul più 19. Adesso sì, possiamo dirlo, è finito il match, 2:40 da giocare, più 19 ormai sicuro per la SLZ. Il fatto di poter portare a casa altri due punti in questo inizio stagione. Terra, forse Brillante per Basket Club Giugliano, problemi per lui. Ghiaccio per lui, problemi per Brillante. Arriva altro ghiaccio, forse la cosa è abbastanza seria, speriamo solo una botta. Arriva anche il medico in campo. SLZ che sarà impegnata prossimamente ad Ischia il 20 ottobre alle 16:30, a meno di cambiamenti d'orario, contro la Cestistica Ischia. Poi si tornerà qui a giocare in casa SLZ Cava 26 ottobre alle 18, sempre a meno di cambiamenti d'orario. Nella scorsa settimana, oltre alle vittorie già dette di SLZ e Basket Club Giugliano che si affrontano quest'oggi, sono arrivate la vittoria della Palmese contro l'Union Basket Maddaloni 69-51, la vittoria di Benevento, Martini Benevento sul campo di Cava dei Terreni 64-46, la vittoria dell'Ensi Caserta 80-50 sul campo dello Sporting Portici. Ancora una vittoria in esterna per il CS Secondiano, intanto viene portato fuori Brillante, purtroppo infortunio per lui che sembra abbastanza grave. Dicevo, Secondiano ha vinto per 75-72 sul campo di Game Time fuori grotta. La vittoria ancora esterna della Virtus 04 Curti sul campo della Basket Open Salerno 79-55. Ischia che ha perso in casa contro Marigliano 81-67 e vittoria di Coenè sul campo di Graiano per 76-57. Questi i risultati della scorsa giornata, della prima giornata del girone A divisione regionale 1. Intanto ricominciato il match, mancano 2 minuti e 22 secondi da giocare. Ci prova da lontano Fasolino, nulla di fatto. Allora, dall'altra parte in velocità Cavalluzzo con Nolucco verso Grieco, a segno l'SLZ che ritrova il più 21. Scusa, ovviamente non era Brillante, pardon, ho visto male. Per il Basket Club Giugliano, azione al numero 15 Fasolino che va a segno 70-49. Segno allora ancora l'SLZ 70-51, ovviamente chiedo scusa, tabellone che ancora deve aggiornarsi per Centro Valente in via Santa Lucia. Rientrano De Angelis e Guarino, siedono De Blasi e Spagnuolo, scusa, De Blasi e Cavalluzzo. Esposito, uno degli ultimi possessi di questo match. 1:44 da giocare. De Angelis, Guarino, Grieco, Esposito, De Cunzo. Prova a girarsi su Oliver che non ha dato un contributo importante per i suoi. Prova il giro palla Basket Club Giugliano che ha ormai perso questa partita, ma vuole ridurre quantomeno lo svantaggio che al momento è su meno 19. È entrato in campo per la prima volta anche il numero 6 Edoardo Marrone. per il Basket Club Giugliano. Palla in out, sarà ancora possesso per l'SLZ, tre falli commessi ciascuno in questo quarto quarto. Ecco lo Spagnuolo che rientra al posto di Michele Esposito, che riceve anche quest'oggi applausi scroscianti. Spagnuolo, De Angelis, Guarino, Grieco, arriva il fallo. Da parte del Basket Club Giugliano, ancora una volta da parte di Bianco, quarto fallo, allora bonus esaurito per Giugliano, la prima volta in questi quattro quarti che una delle due squadre arriva ad esaurire il bonus. Forse anche questo è un sintomo di una partita che in realtà non c'è mai stata. Grieco va a segno con il primo, di nuovo più 20, più 21 per l'SLZ, che adesso deve solo concludere l'affare e solo una questione di tempo. Fasolino prova ad andare in mezzo da Marrone, nulla di fatto. Ancora Spagnuolo prova ad andare da Grieco, in mezzo da De Cunzo, prova a tenerlo Oliver, ancora Grieco da due, non va a segno. Rimbalzo di Fasolino, Brillante, prova ad andare ancora Brillante che non riesce ad andare a segno. Rimbalzo è di De Cunzo, poi Spagnuolo. Finisce così con De Angelis che la mette a terra. Allora applausi per una vittoria di 21 punti dell'SLZ sul Basket Club Giugliano, una partita stradominata dall'inizio alla fine per l'SLZ, che conferma la vittoria sul campo della Vision Sports 2-2 in questo inizio di stagione, 72-51. Adesso arriva anche il suono della sirena, un saluto da parte del vostro Lorenzo De Stefano. Prossimo match della SLZ, lo ricordo, a Ischia il 20 ottobre alle 16:30, poi di nuovo in casa contro Camera il 26 ottobre alle 18.